Però è identica. C'è una traccia geologica e territoriale ovviamente tra l'Alta Murgia e la Murgia Materana, è una continuità anche ambientale. Come possiamo vedere, questa è la città di Matera, una città trogloditica, rappresenta il frutto di un processo insediativo evolutosi nel corso dei secoli grazie alla capacità di utilizzare in modo armonioso le varie risorse che sono la luce, l'acqua. Era l'antica capacità dei nostri avi di adattarsi ad ambienti estremamente difficili ed estremamente poveri di acqua. C'erano dei sistemi evolutissimi di raccolta e di conservazione dell'acqua piovana che probabilmente vanno riscoperti. E fa tanto che è diventata anche il primo sito al mondo dichiarato paesaggio culturale come patrimonio mondiale dell'umanità. Allora, io voglio ringraziare il Corpo Forestale dello Stato, voglio ringraziare i piloti Luigi Fracassi e Donato Gentile. Direttore, io la ringrazio. Adesso entriamo all'interno dei sassi con Eva che ci racconta una storia. Margareta, sei nata in Polonia, hai vissuto in Germania, ma ti ritrovo qui a Matera. Come mai? Ero una ragazzina avventurosa e a 15 anni sono scappata di casa, ero anzi una ragazzina ribelle. Girovagato per l'Europa e così mi ritrovo a Matera. Tu, Margareta, hai sempre avuto un grande estro artistico che hai cercato di coltivare. E una volta qui ti sei appassionata ai sassi, che però non erano come sono ora. Assolutamente, c'era tutta la magia dell'abbandono, certo erano degrado assoluto, però era anche magico, cioè entravi in questi ambienti dove trovavi, non so, una scarpa abbandonata, un cappotto appeso, avevano tutta una, sì, lo chiamo magia dell'abbandono. Alla fine degli anni 50, con la legge di Alcide De Gasperi, c'è stato l'ordine di evacuare i sassi perché si trovavano in condizioni molto molto disagiate. Nel 58 poi sono andati via gli ultimi abitanti, qualcuno è rimasto ancora a vivere, ma gran parte della gente è andata via. Questa tua passione, questo tuo grande amore per i sassi di Matera l'hai trasformato e tramutato in una vera opportunità. Come? Da anni perseguivo l'idea di fare una struttura ricettiva particolarissima che esca fuori da qualsiasi concetto di lusso ovvio, di ospitalità. Quindi avevo individuato un'area nei Sassi, che era una delle aree più antiche ma anche più abbandonate e malmesse, e lì ho incominciato a costruire l'idea di realizzare questo progetto di un'esperienza di ospitalità. Tu hai voluto intendere i Sassi di Matera in una chiave nuova, insomma, perché li hai recuperati e ristrutturati, mantenendo però la loro anima, la loro autenticità. La sfida è stata proprio quella di recuperare questi ambienti, renderli vivibili, ma lasciargli proprio questa emozione di un luogo ancestrale, antico, come se fosse non toccato. Margareta, quanto ci hai impiegato per realizzare questo tuo sogno? Sono passati 10 anni. Ti è capitato che qualche abitante di Matera incuriosito sia venuto a vedere i tuoi sassi? Sono venute alcune persone che vivevano in quelle grotte ed è stato molto emozionante perché per me sono padroni di questi luoghi tuttora. Ora facciamo un salto nel passato e andiamo a vedere come si viveva nei sassi di Matera fino a prima degli anni 50.
Eustachio, tu sei nato proprio all'interno di un sasso di Matera. Sono nato nel 1936 e sono nato in una casa, voi dite un sasso, io dico in una casa come questa, identica, con la stalla, con tutte le sue comodità che c'erano allora. Eravamo 7 figli. Come si viveva qui a Matera? Prima di tutto c'era la miseria. Soprattutto dopo guerra, proprio non c'era niente, a stende c'era un po' di pane per mangiare, almeno da mia come tante altre, le case più povere. E poi la famiglia era grande, si dovevi arrangiare. C'era per dormire, per esempio, la sera si inventavano i letti, come qui vediamo, i suppalco, oppure su una cassa. Si inventavano dove la sera si uscivano i materassi da dentro alle casse, si mettevano ovunque pur di dormire. E la sera si mangiava la minestra. Quindi Eustachio, in un piatto come questo si mangiava in più di 10 persone, tutta la famiglia si riuniva attorno ad un piatto così? Si cucinava e la donna lo riempiva di pasta, un chilo e mezzo di pasta, e lì tutti intorno alla tavola, 10 persone, si mangiava. Ci tengo a precisare una cosa, che allora se o mangiavi o mangiavi, non si perdeva tempo, se cominciava a perdere tempo, alla fine rimaneva digiuno. Oltre ad esserci tante persone, qui dentro, in una casa come questa, c'erano anche gli animali. In un angolo c'era la stalla con l'asinello, il mulo, il maialino, le galline, tutti gli animaletti che se si voleva mangiare, dare l'uovo al bambino, si doveva crescere la gallina. Questa tua passione, Eustachio, l'hobby di fare le statuine in tufo, di dedicarti a loro, ce l'hai sempre avuta? Ce l'avevo, l'ho sempre avuta. Ce l'hai sempre avuta? Comprai il locale qui nei Sassi e mi misi a fare questi lavori artigianali. Come ti è nata l'idea di creare tutto questo? Perché? Da che cosa? È stato come un desiderio che avevo di fare tutto questo non per me o per i miei figli, perché ormai a loro io l'ho raccontato, la mia vita vissuta. Soprattutto servirà per le nuove generazioni. Avranno modo di capire come si viveva. Era una vita brutta. E per questo l'ho fatto io, che non andranno dimenticate queste cose. Ho fatto le figure, le sculture in tufo, proprio perché possono durare nel tempo. Perché se durano i muri da secoli fuori, le sculture in tufo dentro possono durare ancora di più. Quindi spero che tutto questo un giorno le persone si ricorderanno di Eustachio Rizzi. Oggi dobbiamo dire che la festa è anche per tutte loro. Gaetano Scarilli, oggi le hai vestite, sì, praticamente con i campanacci. Sono pronte per la partenza, per la transumanza. Allora, questi animali che vanno in transumanza. Gaetano, diciamo che queste sono vacche podoliche. Podoliche però, in purezza. In purezza, però la domanda che ti volevo fare è che in 50 anni i sassi sono cambiati. Qualcosa è cambiato, però le mucche sono rimaste, diciamo, uguali. Qual è l'importanza? Loro non sono cambiate, il modo anche di allevamento per loro non è cambiato, perché si sa, la razza podolica è una razza comunque rustica, una razza difficile rustica anche. Che si adatta molto bene in tutti gli ambienti e vive benissimo allo stato brado. Questi oggi sono i veri tutori del territorio, con la loro presenza. Diciamo c'è la presenza continua dell'essere umano, è anche una forma occupazionale. Chi è che ci lavora però prevalentemente qui? Ma,